rendo conto che il video è già di per sé lunghetto e sarà ancora abbastanza lungo, però d'altronde l'argomento è vasto e anche a correre e a vedere solo la punta dell'iceberg richiede comunque un certo sforzo. Quindi tenete duro, andiamo avanti. L'argomento successivo riguarda i loop, le funzioni di ciclo fondamentalmente, le istruzioni per eseguire a ripetizione, ripetitivamente, un task, un comando, una funzione, un'attività. Facciamo un esempio. Abbiamo scritto 4 volte fname, vuol dire che avevamo necessità di chiamare 4 volte la funzione fname. Diciamo che vogliamo anche qui, don't repeat yourself, quindi perché devo andare a scrivere 4 volte la chiamata cambiando i parametri? Non c'è un modo più furbo di non ripetere il mio codice? Sì, c'è, ed è l'iteratore, o meglio, scusate, iteratore, parola sbagliata, cancellate, è l'istruzione di iterazione su un loop. Ce ne sono varie, le più famose, le più utilizzate, che vedrete perlomeno, o che vediamo insieme, sono il while e il for. Ok, come potete vedere, hanno una sintassi leggermente diversa. La parola chiave while indica finché condition, quindi c'è una condizione. Finché è vera questa condizione, viene continuamente eseguito un'istruzione. Per il momento c'è il solito pass, cioè non fare nulla solo per non dare errore. Nel nostro caso, per esempio, dovremmo fare finché è vero, potremmo chiamare fname. Quindi questo farebbe sì che finché la condizione è vera, fname viene chiamata un sacco di volte. Allo stesso modo, il ciclo for dice, allora, cerchiamo di dargli un senso letterale prima, poi cerchiamo di dargli un senso un po' più, diciamo, italiano. Per il valore in una variabile esegui una funzione. Cosa vuol dire? Vuol dire questa variabile può essere varie cose. Tendenzialmente o è un contenitore che contiene diversi elementi e quindi è per ogni elemento nel contenitore, oppure potrebbe essere un range numerico, per esempio da un numero a un altro. E allora vuol dire per tutti i numeri, da a. Magari li vediamo tutti e due i casi. Sì, dai, vediamoli tutti e due i casi. Comunque, il concetto è per ogni elemento nel contenitore, oppure per ogni valore da a, esegui qualcosa, ad esempio fname. Copiamo. Ctrl C, incolliamo, Ctrl V, e questo è quanto. Questi sono due esempi di cicli for i più utilizzati ed sono quelli che andiamo a vedere adesso in particolare. Allora, partiamo dal while. Dobbiamo innanzitutto avere a che fare con una condizione che finché è vera fa sì che il ciclo venga continuamente eseguito. Per esempio, potremmo fare prendiamo una. No, definiamo proprio condition. Condition. Mi piacerebbe avere una definizione di A e B. Vediamo un po'. Vado a fare una cosa più carina. Facciamo così. Definiamo A uguale a 10. E definiamo B uguale a 1. A questo punto la condizione potrebbe essere condition uguale a minore di b. Spazio vuoto, perché questo due spazi vuoti dopo definizione di funzione, ok? Quindi finché la condizione è vera, allora cosa faccio? Chiamo la funzione fname, gli passo a e b. A questo punto cosa faccio? Devo far sì che venga variata la condizione, perché se non varia nulla, while va avanti all'infinito. Ah, nel frattempo commentiamo per ora il ciclo for. Quindi, dopo che ho eseguito la mia funzione fname, quello che vado a fare è, per esempio, fare b è uguale a b più 1. Cosa
Cosa vuol dire? Vuol dire che sto dicendo a B di incrementarsi di 1 a ogni iterazione. Quindi la condizione è vera, sì. Boh, allora eseguo fname e poi sommo a B 1 e lo metto sempre in B. Quindi di fatto il valore di B aumenta a ogni giro. Poi, per non farlo andare come un proiettile, sarebbe opportuno mettere uno sleep, che però non ricordo mai in che... Ok. Cercando rapidamente col browser, se voi cercate Python 3 sleep, vedete subito dov'è il modulo da importare. Il modulo da importare in questione non è nessuno di questi due, per il momento questi non li stiamo usando, quindi li avevo messi solo come esempio, li togliamo. Facciamo import di time, eccolo qua come lo suggerisce. Una volta importato time, qui vado a mettere time, che è il modulo che mi serve, punto sleep. Guardiamo la descrizione di sleep. Sleep si aspetta come argomento, essendo una funzione, tra parentesi, i secondi di attesa. Sleep vuol dire mettiti in pausa, aspetta, attendi, dormi per un tot di secondi. Quindi mettiamo sleep per un secondo. Salviamo e andiamo a eseguire il nostro programmino. E non succede niente. Cosa ho combinato? Aggiungiamo la riga vuota così chiudiamo l'errore da lì. Ah, chiedo scusa, una svista. Brutalmente ho sbagliato a scrivere la condizione. Ho detto la condizione di partenza è A minore di B. A minore di B è vero o falso? A è 10, B è 1. A minore di B, cioè A è più piccolo di B, è falso. Quindi essendo falso, finché è vero gira e non gira neanche una volta. Quindi non siamo nemmeno entrati nel ciclo while. Pardon, svista mia. La condizione è A maggiore di B, cioè finché A è maggiore di B, allora continua a girare. Salviamo e lanciamo. Ecco qua che l'interprete gira nel ciclo while, aspetta un secondo e ogni secondo fa un'iterazione. Dovrebbe andare avanti finché B non diventa, allora A maggiore di B. Quindi finché B non diventa maggiore di A. Mi sa che ci sta mettendo un po' troppo. Ok, allora interrompiamo con Ctrl C. Molto semplicemente. Cosa ho combinato? Facile, questa fa parte del debug. Come si debugga una situazione di questo tipo? Dove il programma non sta facendo quello che ci si aspetta. E quindi siamo qui a guardarci in faccia e diciamo, boh, mi sembra di aver scritto tutto giusto, non ho idea di cosa stia succedendo, non so perché non esce. Semplice, la questione è, non ho fornito abbastanza informazioni in stampa, in uscita, in shell, per poter fare un debug ragionevole. Per esempio, possiamo fornire un sacco di informazioni a supporto del debug, possiamo poi decidere di lasciarle se hanno un senso come funzionalità nel nostro script, possiamo decidere in un secondo tempo di toglierle se l'output in shell diventa troppo esteso. Una prima informazione che possiamo andare a inserire è un print, che abbiamo già visto in precedenza è una funzione che ci permette di scrivere qualcosa a riga nell'output della riga di comando. In questo caso scriviamo solo un'informazione semplice. Iterazione while numero e separiamo. Il print permette di passare più argomenti separati da virgola come sempre. Mettiamo in questo caso counter, che è un contatore che non ho ancora definito. E quando print riceve più argomenti separati da virgola, semplicemente li stampa tutti sulla stessa riga, intervallati da spazio. Quindi andiamo a mettere qui dopo condition, mettiamo counter uguale a 1 e qui in fondo, dopo che ha finito, facciamo counter. Ecco, prima ho fatto b uguale b più 1 come metodo per incrementare a ogni iterazione la variabile b. C'è un altro modo di scrivere la stessa formula, ottenere lo stesso effetto con una formula ridotta, quindi counter praticamente è più uguale 1. Più uguale vuol dire che counter è uguale a se stesso più 1 fondamentalmente. Questa è la forma abbreviata di questa.
salviamo. Dopodiché possiamo aggiungere altre informazioni, per esempio possiamo fare print di che cosa? Di A e B, quindi dire che A, due punti, dire qua A e print di B, due punti, dire qua B. Cosa ho scritto adesso? Ho scritto print, quindi la funzione di stampa a terminale di comando. Ho aggiunto due argomenti, ho passato due argomenti. Uno è una stringa di caratteri, dovreste averlo riconosciuto dal fatto che ho usato gli apici di apertura e di chiusura. In questa stringa di caratteri ho scritto A due punti e poi ho passato un secondo argomento che è A senza apici, quindi vuol dire una variabile che è la mia A definita qua in alto. Di fatto con questa stampa vado a vedere che valore è contenuto in A. Salviamo, eseguiamo. Ecco qua che vedo uscire alcune cose. Quindi vediamo che iterazione numero, e c'è il numero dell'iterazione, vediamo anche i valori di A e B. Vediamo che quando B supera il valore 10, la condizione dovrebbe diventare false, eppure il ciclo while continua ad andare avanti. Perché? Scopriamolo. Però almeno adesso abbiamo un'informazione precisa di cosa sta succedendo. Sappiamo che il ciclo sta girando, sappiamo che A non viene incrementato, sappiamo che B viene incrementato di 1 ogni giro, quindi è corretto. Quindi il problema non è nel calcolo di A e B e non è nel giro. Quindi in che cos'è l'errore? Per esclusione, dopo tutto quello che abbiamo visto, l'errore sarà in condition. Quindi cosa vuol dire? Che la mia condizione non diventa mai false, motivo per cui non esco dal ciclo. Vediamo, dov'è che la condizione dovrebbe diventare false? Beh, molto semplice. L'errore è che non c'è nessuna verifica della condizione all'interno del ciclo. Perché? Perché condition uguale a maggiore b mette via un valore. Facciamo un esempio. Chiamo Python 3. Apro la console e faccio A uguale 10 come nel nostro esempio, poi faccio B uguale 1 come nel nostro esempio e poi faccio A, la mia condition è A maggiore di B, quindi faccio A maggiore di B e quello che mi stampa l'interprete è true. Quindi true vuol dire che l'interprete ha elaborato la condizione A maggiore di B e mi ha fatto sapere se è vera o falsa. Quindi quando io scrivo condition uguale a maggiore di b, di fatto in condition, nella mia variabile, nel mio contenitore condition, viene messo true, non a maggiore di b. Una volta che viene messo true, se non interviene qualcun altro a riverificare la condizione, condition rimarrà sempre true, che è il motivo per cui continua a girare. Quindi come faccio a fare in modo di verificare condition a ogni giro? Usciamo dalla console. Molto semplicemente, in fondo a tutto, ma in fondo a tutto relativamente, possiamo metterlo dove vogliamo, in realtà a me interessa farlo dopo che è incrementato B, per esempio. No, B è l'elemento che cambia e dopo che è stato effettuato il cambiamento è utile andare a controllare la condizione, quindi condition uguale, e noi mettiamo la stessa identica cosa, A maggiore B. A questo punto, a ogni iterazione del ciclo verrà. Cos'è sto spazio? A ogni iterazione del ciclo verrà verificato se A è maggiore di B. Verrà messo il risultato in condition e while, a inizio di ogni ciclo, controllerà condition. Vediamo se così funziona. Devo mettere anche meno di 10, eh? Ecco qua, e finisce quando B diventa 10. Ecco, direte, ma perché è uscito e non ho visto che B è uguale a 10? Perché? Perché la condizione è A maggiore di B, non maggiore uguale. Maggiore vuol dire che la condizione per cui A maggiore B è true è solo se A è più grande di B. Nel momento in cui A è uguale a B, la condizione già è false. Quindi quando B subisce l'ultimo incremento e diventa 10, la condizione passa a false, il while verifica la condizione,
non è più vera e basta, si esce dal ciclo while e si va in fondo. Come facciamo a sapere che siamo usciti e siamo andati in fondo? Giustamente potevamo mettere una stampettina, mettiamo un print di, per esempio, fine. Magari cambiamo un attimino le condizioni di partenza per farlo più veloce, mettiamo che A è 5, salviamo, lanciamo e vediamo che appunto quando arriva a 4 esce e esce fine. Perfetto. Quindi il mio programmino ha fatto quello che doveva fare. Abbiamo visto l'iterazione su condizione del ciclo while. Lo stesso risultato potremmo ottenerlo con una logica leggermente diversa utilizzando il ciclo for. Come facciamo? Per esempio, il ciclo for può svolgersi a seconda di determinate condizioni. Il ciclo for di solito, mentre il ciclo while è utile per ciclare finché una condizione viene verificata o non verificata, il ciclo for invece è utile per eseguire un task un determinato numero di volte che può dipendere appunto, come ho detto, da il tipo di variabile, che sia un contenitore o che sia per esempio, un range numerico. Facciamo la forma più semplice. Se io scrivessi qui range 5, la funzione, ecco, ormai siete più o meno entrati nell'ottica, avete capito che se scrivo un nome con delle parentesi tonde e un argomento dentro, sto invocando una funzione. La funzione range è una funzione nativa di Python che mi genera una sequenza numerica. Vediamola in riga di comando. Se io scrivessi qui range 5, quello che succede, esatto, è che mi genera range 0,5. Fondamentalmente range 0,5, posso anche scriverlo per esteso, non è che cambia niente. Il concetto di fondo è range 0,5 mi genera una sequenza numerica. Facciamo A uguale a range 5, e poi guardo cosa c'è in A, è sempre range 0,5, quindi posso metterlo all'interno di una variabile. Cosa fa questo range 0,5? Fondamentalmente è un generatore di numeri da 0 a 5, in genere è da uguale al primo limite, cioè da uguale a 0, a minore del secondo limite, cioè minore di 5, quindi da 0 a 4 di fatto. E all'interno del ciclo for come possiamo usare questa funzione? Vuol dire per 5 volte, detto terra terra, quindi per un valore che va da 0 a 4 compresi, quindi da 0,5 con 5 escluso, io invoco la mia funzione fname, dove A è sempre A, B è sempre B. A questo punto A e B ovviamente sono già definiti qua sopra, non li sto a ridefinire. Poi commentiamo tutto questo blocco così sappiamo che nulla interviene a dare fastidio, l'interprete salterà la parte commentata, quindi ho A uguale a 5, B uguale a 1, entro nel ciclo for e per 5 volte chiamo fname AB. Dopo, come nell'altro caso, dopo che l'ho chiamata, faccio che B è uguale a, anzi ormai abbiamo visto la forma contratta, B più uguale a 1, che mi incrementa B di 1 ogni iterazione. In questo caso non ho una condizione da verificare perché il for ha ordine, ha istruzioni di eseguire il comando, eseguire il loop, eseguire l'iterazione esattamente 5 volte, quindi per 5 volte verrà fatta questa cosa. Copiamo per comodità queste istruzioni, le copiamo, le scommentiamo e le indentiamo, mi raccomando, correttamente tutte belle allineate. Iterazione for numero e mettiamo il counter già inizializzato a 1, quindi entro, ma in realtà qui facciamolo per value, così vediamo anche il valore di value che è definito qua. Il for, quando si dice for value in qualcosa, questa qui è una variabile creata sul momento apposta per il ciclo for, quindi potete mettere quello che volete, potete chiamarla A, B, C, D, I, di solito si usa I per l'iterazione all'interno dei cicli for, oppure for value se vi piace più in qualcosa, una parola chiave che abbia un senso, e poi potete usarla all'interno del ciclo per i vostri scopi, quindi in questo caso io la metto nella stampa del print value per vedere quanto vale. Poi stampiamo A, B, chiamiamo la funzione e incrementiamo B. Salviamo,
Eseguiamo. In questo caso non ho messo lo slip e quindi il fuore è andato come un proiettile, ha finito istantaneamente. Allo stesso identico modo avrei potuto copiare time slip 1, metterlo qua sotto, salva. Ops. Eseguiamo ed ecco qui che a pause di un secondo va a eseguire il mio ciclo for 4 volte, come dicevamo. Come vedete, value assume valore 0, 1, 2, 3 e 4, e A e B, B viene incrementato di 1 a ogni iterazione, e vabbè, questo è l'output della funzione fname, e funziona tutto correttamente. Questo è un esempio di utilizzo del ciclo for. Un altro esempio di utilizzo del ciclo for è per ciclare sugli elementi all'interno di un contenitore, quindi in questo caso l'abbiamo usato per ciclare n volte, in questo caso sfruttando la funzione range per dire quante volte. Volessimo ciclare su dei contenitore, bla bla bla, chiedo scusa, contenitore di elementi, possiamo sfruttare qualcosa che abbiamo visto a inizio video, a inizio tutorial, ossia le liste. Prendiamo una lista L uguale. E ci mettiamo dentro, facciamolo al contrario per cambiare qualcosa, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, a questo punto io posso fare for value in L, ambiguous, non gli piace L, allora possiamo chiamarla lista valori. Così mi piace di più. Salviamo. Ovviamente lista valori va messo nel ciclo for. Quindi stiamo dicendo for value in lista valori, fai quello che devi fare. Salviamo, eseguiamo. E intervalli di 1, vediamo che fa quello che deve fare. Ora, cos'è successo di fatto? È successo che la lista valori viene presa in considerazione e utilizzata nell'ordine in cui è riempita. Infatti, se fate caso all'output del nostro print del value, vediamo che value al primo giro vale 5, al secondo vale 4, poi 3, poi 2, poi 1, ossia l'opposto del giro precedente, ma perché di fatto è la sequenza che noi abbiamo inserito nella lista. Molto bene, con questo abbiamo visto fondamentalmente i due loop, ossia i due cicli principali, quelli alla fine più utilizzati. Vorrei adesso affrontare un altro set di istruzioni estremamente utilizzati praticamente ovunque. Alla base più o meno di tutti i linguaggi di programmazione, sfrutteremo il nostro esempio del ciclo while per illustrare questi operatori, e sono fondamentalmente gli operatori condizionali, per questo utilizzo il ciclo while, ossia qualcosa a cui abbiamo accennato prima. Come si fa a verificare se una correzione è vera o falsa? Si utilizza per l'appunto l'operatore if, perché in inglese vuol dire se. Dunque, vediamo un po', facciamo in modo di sfruttare il ciclo già esistente, ossia vogliamo cambiare condition in base alla condizione verificata stavolta con l'if. Come facciamo? Basta agire su questa riga. Semplicemente noi andremo a dire if A maggiore di B, due punti. Quindi noi cicliamo finché A è maggiore di B. Quindi cosa facciamo? Potremmo fare se A è maggiore di B, pass, cioè non fare niente fondamentalmente. Else, quindi altrimenti, condition uguale false. Anche qui ci sono decine di modi di scrivere questo passaggio, eh. Possiamo farlo davvero in tanti modi diversi. Un esempio, qui stiamo dicendo se A è maggiore di B, allora non fare niente, altrimenti condition è false, così che al giro dopo si esce.
Un altro modo di scriverlo potrebbe essere semplicemente dire: allora, se A è minore di B, quindi se è l'opposto di questa condizione, no? Quindi se A diventa minore di B, allora condition è false, senza neanche mettere l'else, nel senso che non c'è un else. Il concetto è: finché A è maggiore di B, non entriamo in questo if, la condizione non diventa false. Quindi, come vedete, si può sfruttare in vari modi tutto il meccanismo. Possiamo anche dire: se A è minore di B, questo è più complicato. L'if può essere abbinato col not, che è la negazione. If not A minore di B, allora la condition, a seconda di quello che ci serve, vogliamo che venga true, vogliamo che venga false, possiamo decidere. In questo caso la condition per uscire è che A sia minore di B. Quindi il concetto è: potrei negare l'informazione iniziale. If not A maggiore di B, e qui puoi mettere false, oppure si può mettere A maggiore di B. Sto un po' andando cervellotico, però è per farvi capire tutte le possibili combinazioni e modi di scrittura. Non c'è un giusto o uno sbagliato. Ci sono tanti modi di scrivere la stessa cosa. E magari può essere, che so, più performante, meno performante, più chiara, meno chiara, più bella, meno bella. Per esempio, questo che ho appena fatto è un modo molto meno chiaro, secondo me, di scriverla. Io sto scervellandomi dicendo: se A non è maggiore di B, allora la condizione è A maggiore di B. Ovviamente, detta così, è contortissimo. Molto più semplice di come era prima. Quindi torniamo a così. Ecco qua. Questo è l'esempio più facile dal mio punto di vista di scrivere questa cosa. Io devo ciclare col ciclo while finché la condizione A è maggiore di B. Nel momento in cui, se A diventa minore di B, allora la condizione è falsa e posso uscire dal ciclo. Vogliamo vedere se funziona. Salviamo, lanciamo, aspettiamo che fa il nostro ciclo di 5 iterazioni e poi esce con fine. Perfetto. Quindi, come vedete, le condizioni di verifica sono abbastanza facili, possono essere scritte in vari modi, si può intervenire in vari modi anche sul modo di scrivere la verifica delle condizioni. Nell'esempio che abbiamo fatto pochi minuti fa, addirittura avevamo nidificato gli if, verificando condizioni successive. Per esempio, si può fare un filtraggio iniziale dicendo: se A è maggiore di B, e poi all'interno dire se B è minore di 3, e fare qualcos'altro. Quindi si possono nidificare all'interno delle condizioni una con l'altra per ottenere magari un livello di dettaglio maggiore. In ogni caso, tenete presente che l'if e l'else sono immancabili nella maggior parte insomma, nella scrittura codice che vi capiterà di fare. Sono un po' i mattoncini base, if, while, for, sono un po' tutte la definizione di funzioni, sono i mattoncini base con cui si costruisce praticamente tutto. Ovviamente c'è molto più di questo, ma diciamo che va oltre lo scopo di questo video. Credo che siamo terribilmente lunghi. Vorrei accennare un ultimo tema.